Sono venuto per dirti che parto questa sera stessa e volevo salutarti. Ebbene, non vogliamo prima parlare un po', che ci vogliamo salutare così come se fossimo due conoscenti. Noi siamo qualche cosa di più di due conoscenti, non ti pare? Sì, forse, ma vedi, io Ah, preferirei. sì, assettati, perché se non vuoi dire niente tu, voglio parlare io, va bene? Ti ascolto. Vedi, Amma, io ti capisco, certe volte capita che noi vorremmo dire tante cose, magari vorremmo gridare, vorremmo piangere, e invece o per vigliaccheria o per indolenza ci teniamo tutto dentro. E succede Ma che, lasciami finire, a fora zitto come è stato, e dentro invece agitati come un mare in tempesta. E chiusi nel nostro silenzio, prendiamo il nostro cuore, lo torciamo, lo ritorciamo come se fosse un panno di bucato, fino a far distillare fino all'ultima goccia di bile. Poi lo prendiamo e lo mettiamo ad asciugare. Col tempo si asciuga, lo so, che ci passano i rancori, le tristezze, la malinconia. E noi riprendiamo questo nostro povero cuore, bello, lavato e stirato, e come se niente fosse successo, continuiamo ancora a tirar campana, perché così ci fa comodo. E vabbè, ma quando si tratta di cose importanti, di cose decisive, di cose vitali, allora non si può fare così, allora si ha da parlare, ma si ha da parlare, si deve E io ho parlare. parlato, Hai parlato, eh? Lo so che hai parlato. Hai parlato per darmi un dolore terribile che mi potevi ma evitare. che dovevo fare? Non c'erano altre vie E d'uscita. questo è il punto. Questo è il punto. A volte la situazione sembra una senza via d'uscita perché ognuno la guarda secondo un punto di vista generico, secondo una certa morale, secondo una certa regola fissa. Guarda, Arma, ogni uomo è padrone di se stesso, però fino al limite del proprio dolore. Più in là no, eh no, più in là no, perché più in là ci stanno gli altri, e degli altri bisogna tenerne conto, specialmente quando questi altri hanno una certa età. Vedi, come ti devo spiegare? È come se avessimo intorno a noi un piccolo cerchio in cui siamo liberi e prigionieri. Prigionieri perché là dentro non possiamo evadere da là dentro, e liberi perché là dentro possiamo fare tutto quello che ci pare e piace a noi. E là dentro vale la nostra morale, la nostra regola. Ora, qualche volta capita che qualcuno entra in questo cerchio. Ma non è un'invasione, no, perché nel dolore e nella gioia degli altri ci si deve entrare con. Non ci si può entrare con la violenza, con la forza, con la cattiveria, no, come hai fatto tu. Ci si deve entrare con la dolcezza, con l'amore. E allora capita che due persone là dentro diventano come se fosse una sola persona. Ma tutto questo, dico Che io. c'entra? C'entra, perché adesso nel cerchio ci sta mio e te. E solamente là dentro possiamo trovare la nostra morale, la nostra regola. Scusa, ma qual è la tua regola? Per È sbagliato tutto quello che mi fa soffrire ed è bello tutto quello che mi fa piacere. esempio. E ci vogliono ancora. Cioè, non mi hai capito. Non è possibile che non mi capisci. Mi ci vuoi trascinare per forza. Lo vuoi tu? Per esempio, secondo regola, un povero padre che a un certo momento viene a scoprire di essere stato ingannato ignobilmente, scopre che il figlio non è figlio a lui, che fa? Comincia a vedere nel figlio il frutto dell'inganno terribile che gli è stato fatto. Ecco, questa è la regola. E invece c'è sta chi passa sul tradimento della propria moglie, passa sulla propria umiliazione di marito e di uomo, perché scoprendo il tradimento è stato colpito da un solo pensiero. Ma allora non è figlio a me. Ma non perché lo vedesse come un estraneo, no, perché dice, ma allora adesso che saprà che non sono il padre, non mi vorrà più bene come prima. Che lo vuoi fare, Cristo? Beh, non si può negare che quest'ultimo sarebbe un
Un buon uomo. Oh. Forse un po' fiacco, ma buono. Anzi, tenero. Ma superficiale, però. E in che senso superficiale? Nel senso che guarderebbe tutto dal proprio punto di vista. Egoista, vuoi dire? Già. E perché? Egoista. Perché? Perché non vuol capire nulla del dramma che si svolge nell'intimo del figlio. Del desiderio che questi può sentire di poter conoscere il suo padre vero. Tu lo capisci questo? È vero? Questo giovane a un certo punto può sentirsi, capisci? Come se gli fosse stato rubato un qualche cosa. Anzi, come se l'avesse venduto. E in cambio di un'ospitalità in una bella casa e di un mantenimento di lusso. Per carità, non credere che dica questo per ferirti. Tu pure a me hai dato molto. E se io ho dato a te la gioia di essere padre, tu a me hai dato quella di essere figlio. E non credere che mi allontani da te così, senza malinconia. Guarda, se non avessi pudore, piangerei. Ma la gratitudine è un'altra cosa. Sì, perché guarda, a me sembra di aver scoperto così improvvisamente che tutto l'affetto che sentivo per te non era che gratitudine. E perciò volevo permettermi il lusso di rinfacciarti qualche cosa. È stato inutile. Il debitore sono sempre io. Ma sono debitore che non può pagare. E perciò devo andarne. Devo. Ti capisci? Lo so, ci saranno molti giorni grigi per tutti e due. E di che ti preoccupi? Tu tieni 20 anni. E a 20 anni si vincono tutte le battaglie. È all'età mia che si sventola la bandiera bianca. E non mi lasciare troppo tempo senza tue notizie. Posso avere bisogno di te da un momento all'altro. La mia salute, al contrario di quello che dice Babbord, mia madre mi ha tenuto nato in 9 mesi sotto la cina. È forte, tuo comandante, è forte. Non è vero niente. Sono stato per mare troppo tempo. E o mare se che preda. Senti, io volevo dirti ancora una cosa. Parla, parla. Capisco che la mia partenza per te significa molto. Ma se vogliamo che la cosa rimanga fra di noi, non è necessario che la sappiano gli altri, ti pare? Possiamo dire che sono partito per un viaggio oppure per distrazione. Vuoi salvare la mia faccia, eh? E tu hai potuto pensare una cosa simile? Tu hai potuto credere che io ti dicessi di restare perché volevo salvare la mia dignità di uomo e di marito? Io? Arma, ma come hai fatto a pensare a cosa simile? Guarda, te lo giuro, a me questo pensiero non è passato nemmeno per la mia mente. Io se ti ho detto di restare è perché per me non è successo niente. Sono passata 23 anni, Arma. Arma, tutta la vita ti ho dato. Arma, per me non è successo niente, tu sei ancora mio figlio. Non te ne andare. Arma, resta, falla per carità, non darmi questo terribile dolore. No, eh? Ah, no, eh? E vattene! Vattene subito adesso, vattene! Non ti salva perché sennò ti chiamerà da poco, vattene. Addio! Non mi salutare, ci siamo già salutati, vattene! Esci!